Allora, trovi facile o difficile creare un personaggio maschile o femminile all'interno di un fumetto? Dipende dalla storia che devo raccontare. Quelli femminili mi piacciono di più. Hai una preferenza riguardo? Quelli femminili. Personaggi femminili mi vengono meglio. Okay, come mai quelli femminili? Per gusto tuo oppure perché c'è qualcosa per il personaggio femminile? Perché è più facile costruire una personalità complessa. I maschi sono più elementari, le donne sono più strutturate. Okay, a questo punto, parlando di stereotipi, diciamo, tu pensi che i personaggi che realizzi si adattano agli stereotipi di genere? Io cerco di non farli adattare agli stereotipi. Quindi cerchi di andare contro gli stereotipi? Ci provo, non so se ci riesco sempre, ma ci provo. Ok, il genere influenza la creazione del tuo personaggio o creerai il profilo del personaggio e poi sceglierai un genere? No, in genere scelgo di fare un personaggio femminile o maschile e provo a costruire il carattere e la personalità su quello. Quindi quando crei il personaggio pensi a un genere? Sì, sì, assolutamente. Anche qui una preferenza di genere? Ti ripeto, mi piace di più scrivere personaggi femminili. No, dico come genere di storia. Ah, come genere di storia, scusami. Beh, io faccio fondamentalmente horror. Quello è il mio pane quotidiano. Quella è la risposta. Quella è la risposta, sì. Di solito quando crei personaggi che siano femminili, cioè donne o uomini, ti ispiri a personaggi veri e propri o tutto parte prima dalla testa? No, quello dipende. Dipende dal racconto, è la storia che me lo suggerisce. Quindi in base alla storia di conseguenza sì. Il personaggio. Se però l'autore o l'autrice ha creato solo personaggi maschili o femminili, in questo caso pensi sia una cosa giusta all'interno di una storia oppure no? No, è sbagliato. Una storia non può essere fatta solo di personaggi maschili o solo di personaggi femminili. Diventa rigida, diventa piatta. La costruzione è bella, diciamo, dei personaggi di sesso diverso e non solo maschili o femminili, no? Qualunque tipo di orientamento anche sessuale, oggi c'è tanto da dire di questo. E bisogna costruire le storie cercando di renderle complesse e rotonde in questo senso. Anche comunque pensare ai lettori che devono leggere il film. Chiaramente. Beh, gioco forza, se faccio una storia che è mirata perché lavoro per una serie o perché so che deve andare indirizzata a un certo tipo di pubblico, chiaramente dovrò costruire una storia in un certo modo, non posso disinteressarmi di quello che il pubblico si aspetta anche di leggere. Un'altra cosa, tornando alla creazione dei personaggi, tendi a sessualizzare quelli maschili o femminili? Succede, ma se lo richiede la storia, altrimenti no, non fine a se stesso, è legato, diciamo, chiaramente alle necessità della storia, non perché devo dare una sessualità al personaggio sterilmente, gratuitamente. Secondo te, in genere, come viene sessualizzato l'uomo nei fumetti? In genere male. Purtroppo, probabilmente anche io alle volte lo faccio male, perché appunto abbiamo difficoltà ad uscire dagli stereotipi. Tendiamo alle volte anche involontariamente, con le migliori intenzioni, a riprodurre degli stereotipi di uomo o di donna in un certo modo. A volte si pensa quasi che la sessualizzazione del personaggio possa dargli più credibilità. È più facile, è più comodo. Se quando scrivi ti rifai a qualcosa che è già stato fatto, fai meno fatica che non a trovare una maniera originale di approcciare un personaggio, una storia o una scena. Però se la sessualizzazione del personaggio è anche a fine del racconto... Devi avere una funzione. Se c'è una ragione, una valida ragione per farlo, va benissimo puntare anche su quello. Si può raccontare anche quello, ma perché c'è un motivo per farlo, non gratis. Quanto riguarda... lo stile del film,
una scelta volontaria in base ai vostri genitori o una scelta istintiva in tuo modo di fare lo stile del fumetto? Io lavoro per una grande casa editrice che è Sergio Bonelli Editore. Chiaramente scrivo in funzione dei prodotti che Sergio Bonelli Editore fa, della linea editoriale dell'editore. Quindi non sono assolutamente autonomo, non posso decidere io che genere di storia fare. Faccio delle serie, faccio dei prodotti seriali, quindi dei personaggi alle volte creati da altri, non creati da me. Quindi chiaramente mi adeguo a quello, rispondo all'editore, sì. Non posso fare a meno di rispondere all'editore. Ma per il tuo gusto personale, immaginando una storia che prosegue per anni, il cambiare il genere di un personaggio, secondo te, può variare la trama oppure farlo rimanere? Qualunque personaggio deve cambiare. Se tu rifai sempre lo stesso personaggio, puoi tirare un anno, due, poi rifarai sempre le stesse storie. I personaggi crescono, come cambiamo noi, crescono e cambiano i personaggi, anche in rapporto al fatto degli anni che passano. Io oggi scrivo storie diverse da quelle che scrivevo 15 anni fa, perché ho 15 anni in più, e quindi anche i miei personaggi nel frattempo cambiano. Vabbè, grazie. Ma grazie a voi, è stato un piacere, davvero. In bocca al lupo per tutto, ragazzi, in bocca al lupo per le vostre cose. Sei finito? Dimmi. Sì. Vuoi presentare te stesso? Sì. Una biografia. Ok, sì. 30 secondi. Ok. Dammi il via. Io sono Claudio Falco, sono uno sceneggiatore, scrivo per Sergio Bonelli Editore da 15 anni più o meno e in particolare faccio una serie horror che si chiama Dampier e poi sono tra gli sceneggiatori del commissario Ricciardi e dei bastardi di Vincenzo Falcone, versione a fumetti dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Ok? Buona fortuna, buon chance. Grazie mille, grazie per la disponibilità. Grazie a voi.